Vicepresidente? Sono pronto, quando vuole. Sì. Ha un pelo sul capezzolo. E non solo, è incredibilmente lungo. Pronti? Via! Ah, sì! Fantastico, Andrea, così! Distruggila! No, non ancora. Dobbiamo guadagnare altri 7 minuti. Non puoi vincere adesso, è troppo presto, Andrea. Che spiacevole disattenzione. Come ho potuto farmi distrarre dal pelo di questo porco? No! Bene, grassone a forma di Montefusi. È vero che tu sei diverso da tutti gli altri, ma non è ancora abbastanza. Ti finirò immediatamente. Il pelo ha iniziato a oscillare. Si muove a destra e a sinistra incessantemente a ogni suo respiro. Questo suo preciso dondolare mi ricorda un albero senza nome cullato dal vento che si erge solitario in mezzo al deserto. Che paesaggio fiabesco. Bene, stai rimontando, forza Andrea. Non farci preoccupare, grassone. Mi sono lasciata distrarre un'altra volta da quel pelo. A prima vista sembrerebbe che le loro forze si equivalgano. Deve resistere ancora 7 minuti. Anzi, soltanto 6. Ce la può fare. È il sole. Merda, quando gli spingo giù il braccio, vedo il pelo sul suo capezzolo e le forze mi abbandonano. C'è il reale lurido porco. La vicepresidente mi sputa e mi insulta. Che cosa ti prende, Andrea? Sembra che stia sussultando. Forse perché i suoi insulti lo eccitano. Oh, Andrea è tornato alla ribalta. Ma cosa? A me sembra piuttosto che sia la vicepresidente a perdere le forze. La vicepresidente è strana. Se mi abbasso il braccio e mi si vede quel dannato pelo, come posso fare? Ci sono! Chiuderò l'incontro a una velocità schiacciante, così quel pelo non farà nemmeno in tempo ad apparire. Fine dei giochi, lurido porco! Potenza al 100%! Dannazione! Non devi lasciarti battere! Tornado all'improvviso si abbatte sul deserto e quel fiabesco albero senza nome cerca di resistergli. Resisti, resisti albero senza nome. Bravo André, continua così. Sei riuscito a resistere. Dai, non tenerci sulle spine, così. Bene, non riesco a capire come, ma la stai indebolendo. Se continua Gatto riuscirà a tornare in tempo. Non dovevi farti crescere quel pelo, porco. Il software ora è installato. Bene, mancano solo 4 minuti. Incredibile, potrebbe davvero vincere. Avanti così, porco di merda. Non riesco a smettere di pensare a quel maledetto pelo. Ma perché gli è cresciuto proprio lì sul capezzolo? Un pelo solo, e solo sul capezzolo destro. Sei proprio assurdo, maiale. Che incredibile piacere. Se continua a premiarmi così, io credo che non riuscirò più a... André, che fai? È tutto a posto? Brutto porco, che ti ecciti a fare? Cosa faccio? Perché ha quell'espressione da ebete? Ha persino gli occhi girati. Vuole prendersi gioco di me. Gli occhi. Che succede alla vicepresidente? Guarda, è arrossita e sorride. È assurdo, ma come ho fatto a non pensarci prima? Mi vergogno di me stessa. Ma cosa? Ho un brutto presentimento. Se quel pelo mi turba tanto, mi sarà sufficiente non guardarlo. Guarda, la vicepresidente è arrossita e ha chiuso gli occhi. Non capisco, ma che intenzioni ha? Non starà mica aspettando che Andrea la baci. Così non farò mai in tempo. Forza Andrea, resisti. Dannazione, mancano solo 2 minuti. Se perdi adesso Gatto non farà in tempo. Quale sarà? Quale diavolo sarà l'email della DTO? Muori, bastardo! Non ce la faccio più.